Il prezzo dei videogiochi Pokémon per Nintendo DS è oggi più che mai fuori controllo. La nostalgia dei ragazzi, nati a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio, si vende tranquillamente anche a 40-50 euro per cartuccia. Solo cartuccia, niente scatola. E qual è, secondo voi, la cartuccia più costosa? Platino? Art Gold Soul Silver? No, signore! Esistono delle cartucce, a tutti gli effetti rubate a Nintendo, rarissime e in vendita a prezzi stellari sulle varie piattaforme online. E oggi parliamo proprio di queste. Bentornati amici, io sono Axo e la storia di oggi è simile a quella del mio evento del 1999 di cui abbiamo già parlato l'anno scorso. Ma attenzione, molto molto più vicina nel tempo e probabilmente molto più vicina anche a tantissimi di voi. Facciamo un passo indietro. Le distribuzioni di Pokémon Evento esistono sin dagli albori del franchise e continuano a esistere tutt'oggi. Il mondo, tuttavia, come è normale che sia, è profondamente cambiato in quasi 30 anni di progresso tecnologico e con esso sono cambiate anche le modalità di distribuzione dei mostriciattoli. Yoshira Mew, che abbiamo citato poco fa, e tutti i suoi compari vintage venivano distribuiti fisicamente in loco e d'altronde non sarebbe potuto essere diversamente. Fino al Game Boy Advance non avevamo neppure la comunicazione wireless tra le console, figuriamoci Wi-Fi. Si portava il proprio Game Boy con la schedina di Pokémon inserita nel luogo della distribuzione, lo si collegava col cavetto al Game Boy dell'addetto alla distribuzione e si riceveva il Pokémon. Dall'altra parte del cavetto rispetto alla nostra console non solo c'era un Game Boy proprio come il nostro. Dentro quel Game Boy c'era anche una cartuccia perfettamente uguale alla nostra. Venivano semplicemente precaricati su di essa, tramite degli appositi dispositivi tipo un moderno Action Replay o Power Saves, per intenderci, box e box di Pokémon Evento da distribuire e si faceva niente di più che uno scambio. Con la terza generazione e il passaggio su Game Boy Advance la questione si complica un po', perché non si tratta più di semplici cartucce ma di dispositivi developer che venivano fissati con un sigillo Nintendo alla console della distribuzione. E ci sono diverse controversie legate alla vendita online di questi dispositivi. Qualcuno originale è effettivamente in circolazione ed è comprovatamente proveniente dalle distribuzioni Evento, ma le piattaforme di compravendita come eBay pullulano di falsi creati ad arte. Dall'introduzione però lo avrete capito, la questione si fa parecchio interessante con l'era DS e la quarta generazione Pokémon. Se possedete una copia qualsiasi di un gioco Pokémon per DS, probabilmente avrete in mente quel simbolino azzurro in alto a sinistra della confezione. Nintendo Wi-Fi Connection. Il DS era infatti la prima console portatile della grande N dotata di connettività wireless e Wi-Fi nativa, quindi che non aveva bisogno di adattatori di sorta. E ovviamente Pokémon, una delle IP di punta della casa di Kyoto, sviluppa i suoi giochi di conseguenza. Se da un lato allora fioriscono funzioni come la GTS o le lotte online, dall'altro la Wi-Fi Connection diventa una risorsa preziosa anche per le distribuzioni di Pokémon Evento. Ma attenzione, so che oggi sembra assurdo da credere, ma nel 2007 non molte famiglie avevano già in casa un modem dotato di connettività Wi-Fi. Certo, l'accesso a internet dal PC era molto diffuso anche all'epoca, ma la maggior parte dei router avevano solo il collegamento tramite cavo Ethernet. Forse alcuni di voi ricorderanno la chiavetta Wi-Fi venduta da Nintendo proprio per ovviare a questo problema. Costava una quarantina di euro e io la volevo da morire. Mi sarebbe piaciuto farvela vedere fisicamente, ma purtroppo alla fine, sebbene i miei genitori poraci volessero prendermela per farmi contento, anche acquistare su internet non era facile e diffuso come oggi, e quella chiavetta in casa mia non è mai arrivata. Ma veniamo al dunque. Le distribuzioni di Pokémon Evento tramite Wi-Fi Connection partono solo nel 2010, anno in cui, anche in Italia, fu possibile scaricare il Pikachu Colored Pichu su Diamante Perla e Platino. Un Pichu Shiny che, una volta trasferito su Art Gold e Soul Silver, avrebbe permesso di ottenere il famosissimo e ormai perduto Pichu Spunsorek. Ma prima di questo Pichu, nessun Pokémon Evento? Beh, tramite Wi-Fi no, ma nei negozi e agli eventi le distribuzioni sono continuate esattamente come erano sempre state dall'inizio. Portavi il DS con la cartuccia, nella schermata del dono segreto selezionavi via wireless e puff, ecco il tuo Pokémon. E finalmente ci siamo. Da dove veniva quel Pokémon? Riempire i box del PC sarebbe stato quantomeno anacronistico e i dispositivi developer erano, immagino, piuttosto scomodi. Quindi a Nintendo si opta per una soluzione diversa. Signore e signori, vi presento le cartucce di distribuzione Pokémon. Delle cartucce per Nintendo DS esattamente identiche a quelle dei giochi. Nessuna sporgenza strana, nessuna vite da fissare alla console, solo una schedina. Sul fronte l'indicazione dell'evento contenuto all'interno e sul retro un codice identificativo della cartuccia e in alcuni casi del negozio dove sarebbe avvenuta la distribuzione. Alla fine di tutto si tagliava con una forbice la parte inferiore dove stava la circuiteria, così da renderla inutilizzabile in futuro, e il gioco è fatto.
Chiaramente, altrimenti oggi non saremmo qui, non tutte hanno fatto questa fine. E se avete una generosa disponibilità economica, anche voi potete mettere mano su uno di questi reperti. Le versioni loose, ovvero solo schedina, si aggirano su cifre tra i 250 e i 600 euro, in base alla rarità e alla regione. Perché sì, fate attenzione se prendete una cartuccia di distribuzione di Celebi americana, non funzionerà con la vostra copia di gioco europea. Mentre le rarissime versioni boxate, quindi ancora dotate di scatole in cui venivano spedite ai negozi, sono praticamente un miraggio. E quando compaiono volano a prezzi stellari. Poche settimane fa ero riuscito a vedere su eBay una versione boxata della scheda di distribuzione della chiave segreta di Pokémon Platino, quella per la stanza di Rotom nell'edificio Galassia. 1900 euro, nel caso in cui ve lo steste chiedendo. Ma dentro queste cartucce, cosa c'era? Tranquilli amici, non vi lascerò nel dubbio. Per quanto siano incredibilmente affascinanti, io non me la sono sentita di lasciare 300 o 400 euro su una singola schedina contenente un evento. Semplicemente non posso permettermelo. Ma ho trovato una soluzione. Non ridete, so che fa ridere Pikachu Playboy, ma aspettate. Mi sono imbattuto su Vinted in questa roba qui e chiaramente l'ho presa al volo, dovevo saperne di più. Non fatelo anche voi, non ne vale la pena, ora vi spiego perché. Questa è la dura legge dell'internet: se esistono le cartucce originali in circolazione, allora esistono sicuramente online anche le ROM dampate dalle cartucce originali. Questa cartuccia qui ha al suo interno tutte le ROM dampate degli eventi di quarta e quinta generazione. E a dire il vero anche un programmino per gli eventi di terza, ma non replica fedelmente il funzionamento originale, quindi per oggi non ci interessa. E la cosa bella è che funzionano. Venite con me. Vi dicevo, non ne vale la pena perché se avete familiarità con questo genere di cose, riconoscerete sicuramente il menu. Alla fine non è niente di più che una flash cartridge, così si chiamano tecnicamente le varie R4 e quant'altro. Ci sono tutte le cartelle, all'interno ci sono le ROM, però non vale quello che costa. Certo, sicuramente è comodo averle raggruppate già tutte pronte e non doverle scaricare, però insomma, a voi la scelta. Andiamo però allora a vedere come funzionavano effettivamente, perché una volta avviata la ROM, l'interno sarà esattamente identico a quello che avremmo visto nel 2011 sbirciando dal DS dell'addetto alla distribuzione. Vedete, al momento l'invio non è disponibile. Perché? Ma chiaramente perché non siamo più nel 2011. Questo Celebi era disponibile dall'11 febbraio del 2011 fino al 12 marzo dello stesso anno e andando a impostare, come stiamo facendo adesso, la data del sistema, in questo caso del nostro DS Lite, in una nella finestra di tempo compatibile, vedrete che adesso, magicamente, il software di distribuzione si avvia ora correttamente, vedete, dice invio in attesa, premi il pulsante A per cominciare l'invio. Va da sé che se non abbiamo un'altra console con una schedina di Diamante Perla Platino, Art Gold o Soul Silver a cui inviarlo, non potremo ricevere proprio niente, ma ora vi faccio vedere a distanza di quanti anni sono passati? 13 lunghissimi anni, una distribuzione di Celebi fatta proprio qui, sul momento. Preso Soul Silver perché su Art Gold l'ho già riscattato il dono su praticamente tutte le schedine. Quindi andiamo in dono segreto, ricevi dono, via wireless, verrà attivata la comunicazione wireless DS, sì, e adesso qui premiamo il pulsante A, invio in corso. Preparati a viaggiare con Celebi. Accetti questo dono? Sì. Ed eccolo qua. Incredibile. Ecco qui il nostro uomo. Buonasera, tu devi essere eccetera, ho ricevuto un dono per te. Eccolo, e prendiamo Celebi. Lo riconoscerete perché è lo stesso che si può scaricare cambiando DNS, insomma ci sono diversi modi in realtà per ottenere questi Pokémon evento ancora adesso senza l'utilizzo di Action Replay e quant'altro, però allenatore, inverno 2011, e ci siamo. Mi raccomando, fatemi sapere se acquisterete una di queste cartucce, in caso taggatemi su Instagram che sono molto curioso. Se vi è piaciuto questo tuffo nel passato degli eventi Pokémon, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con la retrospettiva di Pokémon Art Gold e Soul Silver. A presto!